Buonasera Emanuele Catania, no? Allora, a parte l'ovazione abbiamo capito che siete capaci. Questo ingresso spettacolare. Dunque, silenzio, che anch'io voglio partecipare al vostro entusiasmo, no? Allora, mi raccomando, i fischietti sono... Momella, ti ho visto. I fischietti servono dopo. Godiamoci Emanuele. Guarda, abbiamo detto il tuo nome. Guarda che la gente dove sta arrivando. Neanche pensavo che tu facessi... Guarda là sotto. Ciao! Io sono veramente contento, perché la piazza è veramente piena. Ecco. Guarda, è lei. Ok, Emanuele. Cosa? A bimbo! Sì! Cosa? In che... Aspetta, ci penso io! Scusate, dobbiamo fare spettacolo? Facciamolo, eh! Quindi facciamolo esibire, fischietti cortesemente dopo! Bimbo! Capisco che sei bello e biondo, ma da qua devi scendere, bravo! Allora, in cosa ti esibisci? Sono andato a Spedecavallo. Lei che è andato a Spedecavallo. Come c'è andato? A piedi, in bici, in macchina? Oh, come c'è stato qui? Sì. Io lo presento. Mi sa che ci sarà da ridere. Io mi seguo, lo guardo, ascolterò attentamente. Tranquillo, vero? Signore e signori, a Capaci abbiamo il nostro tredicesimo concorrente, Emanuele Catania. Prego! Ti lascio il mio. Con l'amici che è bello e carianza con tanta pazienza mi sento operare cucciolami che mare e tutti mi arrivavano e tutti mi spostavano ma vedi spettro una genera sola ne mi avete accucciato mi ricordo quando era più nico i dei semiglia parlavano su mi pareva che erano i rossi e la mia paga a cavalli attomati mio padre è un tanto una mamma di queste picciolate hai un po' di cagarina alla bocca del resto vino niente e peccato se non ho cosa stata vita o io lo mettiamo a ospedale o lo mettiamo sul ospedale e faccio la copa passa ci vuole 800 mi perdono ma cosa c'è? Ma qui io il santo abbraccio da stacco ore vino di distanza il doppio servizio no, c'è ancora non continua a capire lei cosa si sente io o vecchie cose no, c'è ancora non continua a capire lei cosa è questo mio sono come lei mia madre una signora con la S maiuscola e chi c'è c'è dopo l'aula e che cosa c'è sta marito no, c'è la tutta la casa proprio questo microfono, sì, lo lascio la sedina a te. Sai cos'è? Ascolta, non si capisce se ti hanno applaudito o ti hanno fischiato. Perché? Ascolta, ti devo dire, perché abbiamo tanti bambini che hanno dei fischietti. No, aspetta, la valutazione reale non si può fare, perché altrimenti in finale così non si potrai andare. Se quelli di Capaci ti vogliono bene, i bambini il fischietto devono togliere perché questo è il momento della votazione.
Signori, Emanuele Catania! A dopo, eh! Ma mi lavavo tutto! Io credo che sono asciutto! Comunque, si va avanti! Proseguiamo con il prossimo concorrente! L'ultimo concorrente è Giuseppe Battaglia. Giuseppe Battaglia. Buonasera. Signor Battaglia, buonasera. Buonasera a lei. Allora, lei con che esibizione? Ma non lei che esibizione farà? Canta, balla, ride, scherza? Che cosa ci canta? A chi? E gli tocca i capelli a chi? A canzone, alla signorina, no? Guardi quante alte. Dove ci arriva lei? Lei ci arriva in testa. È un po' difficile, però voglio dire, dico, giochiamo, no? Ok, io, lo vuole in mano il microfono o tenere nell'asta? O così? Prego, io le lascio il microfono numero 3, l'asta, quindi la tolgo e ascoltiamo il nostro ultimo concorrente. Giuseppe Battaglia. I capelli lei mi dissi non so quelle, vai più giù che so più belle. Oh, amore mio, ti mi va bene, tu più giù tu devi andare. E allora più giù, più giù, più giù, allora più giù, più giù, più giù, più giù. E gli toccai la fronte, lei mi disse onde, onde, vai più giù che c'ho per fronte. Oh, amore mio, ti mi va bene, tu più giù tu devi andare. E allora più giù, più giù, più giù, allora più giù, più giù, più giù, più giù. E gli toccai il naso, lei mi dissi non fa caso, vai più giù che c'è un bel vaso. Oh, amore mio, ti mi va bene, tu più giù tu devi andare. E allora più giù, più giù, più giù, più giù, più giù, più giù, più giù. E gli tocca il dito, lei mi dice un bel sorriso, vai più giù che paradiso. Oh, amore mio, ti mi va bene, tu più giù tu devi andare. E allora più giù, più giù.